Amici telespettatori, tutti la più cordiale buonasera dalla Palagira, dove fra qualche istante avrà inizio l'undicesima giornata del massimo campionato di Serie A dilettanti. Ospite del Pentagruppo Ozzano è la Siram Fidenza. Prova la penetrazione, lo scarica ancora per Nanut, la palla per Marchetti, da tre punti Marchetti proprio sul 24esimo secondo. Prova Stoikov, arresto tiro, da tre punti anche Stoikov. Avanzini, Perego, prova il tiro da tre punti, Perego a bersaglio, la tripla di ancora Avanzini, liberato Lorenzetto sotto canestro, va a attaccare il canestro. Ci prova quindi Prandin, ancora Spistichini, prova la conclusione di tre punti Spistichini e va a bersaglio, bravo Stefano. Stoikov, Prandin, arresto e tiro di Prandin, c'è l'errore, prova a recuperare l'imbalzo e va a realizzare il suo quarto punto. Spistichini ancora a recuperare una palla in difesa, Lanetto, ancora Nanut, arresto, palleggio, arresto e tiro per Nanut a bersaglio. Sono i primi. Ancora Nanut, ancora Furlanetto, la palla che arriva sotto, bello il taglio di Agostini. Prandin, palleggio, arresto e tiro per Prandin, va a bersaglio Bobo Prandin. 15 Stoikov prova, l'azione era anche una buona idea, però le difese, il pentagruppo a Furlanetto, la tripla di Furlanetto va a impattare nuovamente l'incontro. Casella, Prandin, prova la tripla Stoikov, ancora bersaglio, la tripla di Stefan Stoikov. Bonaccini, Furlanetto, ancora Bonaccini, prova la tripla Bonaccini, ancora bersaglio Fidenza da tre punti, ancora 20 pari. Sì, però la palla circola bene per linee esterne, Agostini va in avvicinamento a segnare il suo sesto punto. Secondo quarto, 22-20 di vantaggio per Fidenza. Arresto e tiro di Stoikov, che è l'unico che trova un po' il canestro con continuità. Casella prova la penetrazione, Prandin, lo scarico per Casella, la tripla di Andrea Casella, bravissimo a farsi trovare pronto dallo scarico. Sanguinetti, arresto e tiro da tre punti a bersaglio, la tripla di Sanguinetti, arrabbiatissimo Marcello Ghisinardi. E Furlanetto raddoppiato, c'è il contropiede di Rosignoli che va a schiacciare, è stato raddoppiato di Sanguinetti che prova a correre. Prandin, spalla canestro, Rosignoli prova a liberarsi di Magro e va a concludere una sbracciata sinistra molto molto elegante. Marchetti fa buona guardia, prova la tripla Avanzini, Nanut va a tirare, a sbagliare ancora, poi c'è il tapin di Magro che tirare anche con un pochettino più di equilibrio. Cornacchione inventa il tiro della domenica, mani di Stoikov. Ranusti va a provare il carpiato, sono i primi due punti del capitano. Il primo tempo, ora Nanut andare in percussione e a servire un bellissimo assist a Daniele Magro. Stoikov, la penetrazione di Stoikov, lo scarico per Ranusti. Casella, Prandin prova la forzatura, Perego va a realizzare. Prandin gli ha servito un assist. La difesa Agostini, ma si torna ancora fuori da Nanut, la penetrazione di Nanut che va a realizzare un bel canestro in penetrazione. Una d'attacco per Fidenza, la palla è nelle mani di Nanut, arresto e tiro da lontanissimo, va a sfruttare la sua trans agonistica. Nanut, lo scarico nelle mani di Ranusti, tutto solo, Prandin va a realizzare il contropiede, il suo 14esimo punto. Dall'altra parte Casella, Prandin, arriva Perego, lo scarico per Casella, va a realizzare il 48-39. Coach Stefano Salieri
dall'altra parte Ranucci. A realizzare il sesto, il nono punto personale. Perego va a realizzare da vicino il canestro. Bonaccini con la palla alle mani, Furlanetto gli ruba la palla a Stoikov, va in contropiede solitario. Stefan Stoikov va a realizzare il suo decimo punto, 54-42. Palla per Lorenzetto, pescato benissimo dai propri compagni. Prandin, palla che circola per linee esterne. Ranucci perso completamente dalla difesa di Fidenza. Va a realizzare Prandin, proprio sulla sirena. Bravissimo Roberto Prandin. La palla nelle mani di Stoikov, va a tirare Stoikov, va a realizzare lo scarico per Stoikov. Divjak prova la conclusione da tre punti, non va da nessuna parte. Prandin rimasto d'attacco per Marchetti, ancora Nanut prova a trovare un varco. Marchetti liberato dall'angolo, la mattonella per lui, un gioco da ragazzi. Martini, Marchetti, Furlanetto messo in ritmo e va a realizzare una tripla molto importante per Fidenza. Furlanetto decide di far tutto da solo, lo scarico per Marchetti da tre punti, ancora bersaglio, Fidenza è lì, 62-56. Sanguinetti, prova Sanguinetti da lontano, a bersaglio la tripla di Giacomo Sanguinetti. Chiama la palla Marchetti che va a realizzare Condi. Una brutta invenzione quella, e Sanguinetti che ha trovato veramente il tiro della domenica. Ora Furlanetto, lo scarico per Nanut, messo in ritmo e va a bersaglio Riccardo Perego. Nanut, l'autostrada davanti a lui, va fino in fondo, va a realizzare Patrick Nanut su tutte le... La penetrazione, lo scarico, prova la tripla di Ivjak, è sul ferro, rimbalzo di Perego, va a Ranucci a realizzare un bel canestro importante. Ancora Nanut, va a prendersi la tripla con il fallo. Stoikov, Prandin, prova la tripla, a bersaglio la tripla di Bobo Prandin. Stoikov, siamo già nell'ultimo minuto. Sanguinetti, lo scarico per Prandin da tre punti, Prandin a bersaglio a quota 24 punti per il bomber arancio nero. Prandin va a subire anche il fallo in attacco di Nanut. Bobo Prandin, il fallo ancora in attacco, questa volta è di Furlanetto. Qui ancora un fallo per Luca Furlanetto in lunetta. Doppia cifra anche per lui questa sera. Agostini prova a prendere il centro dell'area, va a tirare su tiro corto, la palla per Bonaccini, va a realizzare proprio due secondi dal termine, termina così 82-74. Vince il pentagruppo con una partita estremamente sofferta. Ha avuto Prandin con 26 punti a fare la parte del leone, ma ben 5 giocatori in doppia cifra per gli arancioneri.